Buongiorno a tutti. Terzo video di giornata perché oggi sono così, sono bello carico, eccetera. Quindi andiamo a fare il terzo video di giornata che riguarda appunto la Coppa Italia, il terzo turno. Quindi partiamo subito con la partita che si è giocata venerdì 16 agosto, che era Genoa-Imolese 4-1. Quindi Genova, nessun problema per battere la squadra di Lega Pro. Quindi Parma Venezia 3-1, giocata il 17 agosto, quindi anche qui nessun problema per la squadra di Serie A a passare il turno. E invece domenica 18 agosto c'è la prima vittima di Serie A, tra virgolette, visto che è comunque una squadra neopromossa, perché il Perugia ha sfruttato il fattore campo, ha sfruttato tutto quello che volete, però ha eliminato il Brescia per 2 reti a 1. Quindi Brescia, prima squadra di Serie A che saluta già la Coppa Italia. Poi Fiorentina-Monza 3-1. Fiorentina che se l'è rischiata, stavo anche sclerando tra l'altro, perché mi ero giocato la Serie B, era anche la bollettina che pagava di più, mi mancava quella lì e temevo che saltasse per quello. Invece poi la Fiorentina all'81esimo ha trovato il pareggio e poi dopo è andata via in scioltezza, andando a vincere per 3-1. Però ha sofferto fino all'81esimo Monza, che fa già libidine. Poi Cagliari-Chievo 2-1, vittoria di misura del Cagliari contro la ex squadra di Serie A retrocessa l'anno scorso, che è il Chievo. Poi c'è stato il pirotecnico, perché bisogna dirlo, pirotecnico 3-3 tra Cittadella e Carpi, che ha visto alla fine il Cittadella aver ragione del Carpi ai calci di rigore per 5-4. Quindi partita molto ma molto equilibrata e partita che è già un anticipo di Serie B dell'anno prossimo, se non sbaglio, se non sbaglio. Poi Empoli-Pescara 2-1, vittoria dell'Empoli ai tempi supplementari contro il Pescara. Era una sfida tra due squadre di Serie B, Empoli retrocesso come ben sapete in Serie B l'anno scorso, e Pescara che se non sbaglio era arrivato ai playoff, quindi già una sfida interessante. L'Empoli ha fatto anche abbastanza fatica. È un segnale, visto che l'Empoli è una delle squadre, tra virgolette, favorite per tornare subito in Serie A. Frosinone Monopoli 5-1, il Frosinone senza problemi, senza fronzoli, eccetera, via di scioltezza sul Monopoli. Udinese su Tirol 3-1. Io l'unica cosa che avevo detto, attenzione, è un derby, non si sa mai, però vedevo l'Udinese strafavorito, quindi nessun problema. Altra sorpresa, Verona-Cremonese 1-2, le neopromosse Brescia e Verona, perché tutte e due eliminate da una squadra che l'anno scorso sfidavano in Serie B. Quindi la Cremonese è andata a vincere dopo i tempi supplementari a Verona, e quindi il Verona deve già salutare la Coppa Italia. Discorso diverso per il Bologna, che è andato a stravincere a Pisa per 3-0. Pisa-Bologna che ricorda le sfide di una volta, di tanti anni fa, degli anni 80, tra appunto Pisa e Bologna, ma oramai il Pisa è sempre lì che rimbalza tra Lega Pro e Serie B, ahimè. Spal-Feral Pisarò 3-1, la Spal senza problemi. Sassuolo con qualche piccola difficoltà, ma alla fine ha avuto la meglio 1-0 dello Spezia. E infine la Sampdoria è andata a vincere 3-1 a Crotone con Quagliarella subito in gol. Veniamo alle partite molto velocemente che si giocheranno poi a dicembre oramai, quindi la Coppa Italia la mandiamo in archivio, se ne parlerà ai primi di dicembre. Però ai primi di dicembre ci sono già delle sfide interessanti, perché c'è già un Cagliari-Sampdoria tutto da vedere. Una sfida di Serie B tra Cremonese ed Empoli, quindi la Cremonese col fattore campo potrebbe anche riuscire a battere l'Empoli. Una partita che sulla carta è scontata, ma non si può mai sapere, che è Fiorentina-Cittadella. Poi stesso discorso per Genoa-Ascoli, Parma-Frosinone, poi una sfida di Serie A tra Spal e Lecce. Questa potrebbe essere interessante, però attenzione, la Spal ha il fattore campo a favore. Sassuolo-Cremonese
Sassuolo-Perugia, che non è da dare per scontata, e infine l'Udinese-Bologna, che è tutta da vedere. Dalle vincenti di queste sfide usciranno le otto squadre che andranno poi a sfidare le migliori otto della Serie A dell'anno scorso. E poi dopo lì si fa sul serio, dovrebbe essere verso gennaio, come sempre. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao!